Lucia. Sì, Lucia, c'era il mondo, come dici tu, perché c'erano persone che arrivavano da ogni parte del mondo. Però noi stamattina vogliamo, oltre che rivivere quella mattinata, quel pomeriggio insieme, ringraziare e dare il benvenuto ad Antonio, uno dei cinque figli di Natuzza. Buongiorno, secondo, Antonio. Il secondo dei figli. Buongiorno a tutti, buongiorno. Noi sentiamo tanto parlare, anche Don Enzo ci diceva che mamma Natuzza, ci viene naturale chiamarla mamma Natuzza, anche per me che non l'ho conosciuta ma ne ho solo sentito parlare. Eppure per te era la tua mamma. Com'è stato vivere con una mamma così speciale? Guarda, parlare di mamma, sento, c'è sempre una grande emozione dentro di me. Non ci sono parole, nemmeno il tempo per descrivere una mamma così grande e meravigliosa. Non ci ha fatto mai mancare nulla, nemmeno ci ha fatto pesare il peso della sua ecospiritualità. Era attentissima a noi figli e aveva sempre nel suo pensiero che fuori c'era qualcuno che aveva bisogno di una parola di conforto e quindi riusciva a gestire le due cose serenamente e infatti tranquillamente come tutte le mamme. Antonio, tu dici tranquillamente come tutte le mamme, eppure noi anche dalle immagini che abbiamo visto erano fiumi di persone che arrivavano qui, davano delle lettere a mamma per avere delle risposte. Com'era possibile tutto questo? Perché lei è stata sempre la mamma di tutti, accoglieva tutti, tutte le persone che si sono avvicinate a lei per avere una parola di conforto, un incoraggiamento. C'era gente anche disperata, però lei riusciva a portarli con la preghiera, ecco, con Gesù, la preghiera e la Madonna, ecco, ad essere più serena, ad affrontare la situazione con più serenità. Sai, delle volte qualcuno si dispera, ma perché a me, perché a me? E invece lei, ecco, evitava questo. Ed era una cosa bellissima. E allora, pian piano, mamma Natuzza, ed è adesso la mamma di tutti, ancora tuttora mamma Natuzza. E noi vogliamo proprio farvi vedere quante persone c'erano qui sabato e lo facciamo attraverso le parole del Vescovo e la sua omelia per l'apertura della causa. Guardate. La sua vita è stata una lettera scritta nella sofferenza e nell'amore obbediente al Signore dentro la Chiesa. Quali sono gli insegnamenti scritti non con la penna, lei era analfabeta, ma con la sua vita? Quali sono questi insegnamenti che ci ha lasciato? Quali sono le virtù che l'hanno caratterizzata fino all'eroismo? È quello che dovrà essere evidenziato attraverso un processo che stasera finalmente dichiaro aperto. Grazie proprio a lei, a mamma Natuzza, non solo per la sua testimonianza di fede, ma anche per la cura e la premura che mi ha riservato, soprattutto in questi ultimi mesi. Vi assicuro che oggi non sarei stato qui e non avremmo potuto aprire la causa senza il suo concreto ed avvertito aiuto.